Mister, un commento sulla partita, un primo tempo un po' bloccato, poi il secondo tempo tutto sommato, insomma le due squadre hanno cercato di vincerla questa partita. Sì, sicuramente non è la Bagnarese che abbiamo affrontato in Coppa, sicuramente ha giovato il cambio d'allenatore, l'innesto di 5-6 giocatori che prima non c'erano, di esperienza, e sicuramente la Bagnarese non merita la classifica che ha. Da adesso in poi chi verrà a Bagnara sa di affrontare una squadra attrezzata per la categoria e sarà dura per tutti. E con un po' di nervosismo nel finale? No, assolutamente, la partita finisce quando l'arbitro fischia, sono cose che ci stanno di gioco e di calcio, ma niente di importante. Ecco, questa partita qui a Bagnara cosa rappresenta per il proseguo del campionato del Taurianova? Per noi abbiamo l'obiettivo comunque di migliorare la posizione dell'anno scorso, cerchiamo di rimanere attaccati il più possibile al treno playoff per cercare di trovare un piazzamento buono. Mister, una partita bloccata nel primo tempo, nel secondo anche con i cambi la Bagnarese ha tentato di vincerla, però ecco, soddisfatto del risultato? Del risultato lo prendiamo per quello che è venuto, non sono soddisfatto della squadra, che abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle due partite giocate precedentemente. La squadra oggi era nervosa, ha ragionato poco, ha dato modo alla Taurianovese di mettersi in luce, perché gli avevo detto di non giocare sull'agonismo, perché ho visto una squadra loro molto, molto scorretta, perché su ogni palla gridavano, si buttavano a terra, un arbitraggio che eviterei di commentare, perché per queste partite ci vogliono altri arbitri, non un ragazzino che alla fine del primo tempo non esce dallo spogliatoio perché si sente minacciato da cosa, se non è successo niente. Tutto quello che è successo l'ha combinato lui, quindi non c'è altro da aggiungere sul suo operato. Io ho avuto la sfortuna di averlo a Chiaravalle quest'anno, nelle prime partite. È combinato di peggio, vi assicuro. Addirittura fischio rigore e poi ha detto che non è vero. Quindi siamo alla frutta, diciamo. La squadra doveva fare meglio. Purtroppo il risultato ci condiziona, perché voleva vincere a tutti i costi e non ci siamo espressi, anche perché questo campo ci penalizza in modo pauroso, che non si può giocare, non si possono fare tre passaggi di fila, e quindi molte volte giochiamo palle lunghe e sono cose che io detesto, perché proviamo altre cose. Poi la domenica purtroppo dobbiamo giocare così, perché dobbiamo fare i conti anche con l'aggressività degli avversari. Prendiamolo per buono, è un altro secondo risultato utile consecutivo, ma non sono assolutamente soddisfatto. Ecco, su cosa ci sarà da lavorare? Ma c'è da lavorare su tutto, innanzitutto sulla testa, perché prima si gioca con serenità e si affrontano le partite e si cerca di fare quello che si prepara durante la settimana. Gli allenamenti servono apposta, non poi c'è gente che la domenica poi arriva o dimentica tutto o pensa di risolvere i problemi da solo. Non è così, anche perché noi siamo in difficoltà di classifica, non di gioco né di uomini, però la squadra deve reagire, deve avere una svolta decisiva, perché il campionato stringe, mancano 5 giornate alla fine del girone di andata. Però non è la Bagnarese che mi aspettavo, anche perché oggi mi aspettavo tutt'altra partita in virtù delle due partite che abbiamo fatto fuori, dove la Bagnarese avrebbe meritato ampiamente di vincere, sia a Siderno sia qua. Oggi prendiamo per buono il risultato solo, ma di altro no, assolutamente.